in collaborazione con. Vuoi esprimere il tuo talento? Iscriviti al centro di avviamento allo sport della Scuola di Atletica Fermo. Scuola di Atletica Fermo 0734 227314. sportatleticafermo@gmail.com. Campionato di società, fase regionale Marche, 4-5 maggio, pista di atletica Fermo. La pista di atletica di Via Leti ha ospitato ad aprile il Trofeo Città di Fermo, organizzato per la 18ª volta consecutiva dalla Sport Atletica Fermo. Un meeting consolidatosi nel tempo e divenuto appuntamento fisso per le società sportive marchigiane e di regioni limitrofe. Un vero boom di iscrizioni ha portato nel capoluogo ben 615 atleti gara, appartenenti a 26 società di Marche, Abruzzo, Molise e Campania. In pista fin dal mattino tutte le categorie, dai giovanissimi esordienti, atleti alla loro prima esperienza in pista, alle categorie agonistiche. Nella classifica generale la Sport Atletica Fermo ad aggiudicarsi il trofeo con 353 punti. Ottime notizie dalle staffette. Sul podio la 4% uomini, cadetti e senior e la 4% donne, cadette, allieve e senior. Il salto con l'asta vede Alessandro Tronelli volare a 3,80 m, quota che vale il secondo posto, e Sofia Piergallini vincere la gara femminile. Vittoria anche per Matteo Totò, che lancia il martello a 54,26 m, e per Marco Bastarelli nei 300 metri uomini, mentre Gian Lorenzo D'Amico è terzo negli 80 piani. Laura Silenzi e Daniela Fortuna sono seconda e terza nel lancio del disco. Seconda piazza per Costanza Muratori negli 80 piani ed Elisa Morganti nei 300. Distanza che vede al terzo e quarto posto rispettivamente Martina Marinozzi e Carolina Concettoni. Lara Becci è terza nei 150 metri. Soddisfazioni sono arrivate anche dal settore lanci, in particolare dal peso maschile, dove Carlo Catini ha vinto la categoria allievi con 14,83 m e Alex Paolucci quella cadetti, scagliando l'attrezzo a 14,02 m ed eguagliando il proprio primato personale. Abbiamo chiesto ad Alex se si aspettava questo risultato. Sinceramente no, perché è stato un periodo, circa un mese di calo nelle prestazioni, era un periodo che non riuscivo più ad essere come prima, che ogni gara il personale. Sinceramente è stata una sorpresa. È stata una sorpresa. Quanto hai fatto? 14,02 m. Senti, finora qual è il titolo più importante che hai vinto? Il titolo più importante secondo me è stato quello da ragazzo, che ho vinto da ragazzo scorso anno a Maiano, una gara internazionale. Purtroppo è arrivato secondo, però dopo un mese ho superato di netto
quello che mi aveva battuto. Invece Carlo Catini, tu per la categoria allievi hai vinto sempre la medaglia d'oro. È stata una bellissima sensazione, anche per me ho dovuto patire un leggero calo, anche se poi rimediato con i campionati italiani allievi fatti indoor in Ancona. Senti, come mai l'atletica leggera? L'atletica leggera è sempre stata presente nella mia vita, anche nella mia famiglia. Ha iniziato fin da piccolo mio fratello e mano a mano ho iniziato anch'io a prenderci gusto, e anche con i miei genitori, e come detto mio fratello, è un gruppo eccezionale dove noi ci troviamo veramente bene, è una grande famiglia. Il prossimo obiettivo? Il prossimo obiettivo per me è quello di raggiungere i 16 metri, sperando che possa venire davvero questo risultato sia per me sia per Roberto Recchioni, mio allenatore, che ci tiene in modo particolare. Alex, per te la prossima gara? La prossima gara è riuscire a fare una buona misura il 4 e il 5 maggio qui ai campionati di società. Sarebbe da raggiungere i 15 metri. È un po' una cosa difficile, però non impossibile. L'atletica leggera tornerà fermo sabato 4 e domenica 5 maggio per la fase regionale Marche del campionato di società. Vuoi esprimere il tuo talento? Iscriviti al centro di avviamento allo sport della Scuola di Atletica Fermo. Scuola di Atletica Fermo 0734227314. sportatleticafermo@gmail.com. Campionato di società, fase regionale Marche, 4-5 maggio, pista di atletica Fermo.